Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Filippo e sono qui su Pokémon. Dovevo fare prima Koga, ve l'avevo detto, ma ho detto sono nella zona, mi voglio catturare un Doduo, perché Doduo lo voglio mettere a tutti i costi in squadra. Eccolo lì, c'è un Doduo in realtà. Io vorrei arrivare da Doduo. Vieni qua Doduo. Voglio catturare Doduo, voglio catturarmi Doduo, perché Dodrio mi piace come Pokémon e poi perché comunque è un Pokémon volante, in squadra ci può stare. E lui sarebbe il quinto slot, in attesa di togliere poi magari appunto Eevee, come mi ero ripromesso. Benissimo, in volo. C'è da dire che effettivamente non ho nessun Pokémon che si mega evolve. Cioè, veramente, è una cosa triste, ma non ho in squadra... Non ho in squadra nessuno... Perfetto. Nessuno che mi faccia la mega evoluzione. E questo non è proprio il massimo. Benissimo, abbiamo preso Doduo. È proprio il massimo questo, Però, dai. Cerchiamo di vedere, insomma, chi togliere per Eevee. In realtà potrei mettere... No, a fuoco ce l'ho. L'elettro, però l'elettro anche no alla fine. Tanto l'elettro è forte contro l'acqua. Manca il tipo erba, però boh. Allora, intanto sistemiamo la squadra. Vediamo questo Doduo. Info. Vediamo. Meno velocità. Ma fa schifo. Cioè, meno velocità è un Doduo. Cioè, le mosse per carità sono anche buone. Danza spada, per forbe. Però mi manca la... Vabbè. Se riesco ne catturo un altro. Mamma mia, qua spawnano robe. Tanto affrontiamo questi allenatori. Questo è il nostro territorio, vai via. Qua ci sono i tre allenatori di Pokémon uccello. E cerchiamo di catturare un altro di Doduo. Se no, boh. Vedo, perché... Ok che la natura, vabbè, inficia, ma anche no, perché poi dai caramelle a manetta e via. Si risolve. 39. Però volevo evitare di dare... Cioè, per carità, si può fare, ma... Avere un Doduo che di base ha più velocità e meno attacco speciale sarebbe stato top. Comunque, Farfetch ci saluta, anche perché poi abbiamo Pokémon Fuoco comunque. Avremo il Pokémon d'acqua, abbiamo il Folletto, quindi l'Antidrago, il Veleno Terra. Il normale volante, sì, ci può stare in realtà. Mancherebbe appunto un sesto Pokémon. E io là non so se mettere... un qualcosa che realmente mi possa aiutare, quindi magari un Pokémon elettro, oppure di mettere un Pokémon che cazzo ha fatto? Ha fatto volo? Ma che cazzo ha fatto? Non so neanche come ha toccato, sto parlando. Oppure mettere un Pokémon che si mega evolve, giusto perché si mega evolve, quindi in quel caso metterei Kangaskhan, ma dovrei togliere Doduo perché avrei due Pokémon normali. Quindi non ne ho la più pallida idea veramente cosa come fare la mia... Perché io ho problemi a farmi le squadre? Io non lo so, io ho problemi. È anche vero che... Ah no, aspettate, no, ci sono... Aerodactyl, a me piace Aerodactyl. Metto Aerodactyl. Però a sto punto tolgo Doduo perché non me ne faccio niente del normale volante se poi avrei il volante roccia. A posto! Niente Doduo, mi dispiace Doduo, ma metto Aerodactyl, che poi non mi ricordo se era Mega. Le Mega le compri, mi pare, dopo la Via Vittoria, prima di fare la Lega, ma non mi ricordo se le ottieni tutte subito o meno. Devo un attimo informarmi, perché non mi ricordo questo particolare, perché nella mia run, la prima che avevo fatto, non avevo usato le Mega. Ma mi devo un attimo guardare, perché in caso abbiamo Aerodactyl al posto di Doduo barra Dodrio, e avrei comunque il sesto slot libero per qualcos'altro. Abbiamo detto che teniamo Kingler anziché Starmie a sto punto. Quindi vediamo. Pidgeot, ecco, un Pokémon che non mi è mai piaciuto. Non lo so. No, dai, Terelama. Mi sa che Ninetales ci saluta, no. Dimmi che vai a segno, così intanto... Perfetto, dovremmo tenere il prossimo attacco. Non mi è mai piaciuto troppo Pidgeot. Gusti. No, ok, vabbè, effettivamente le tre lame speciali, non fisica. Sono stupido. Bene,
già ti ha ascoltato. Intanto mandiamo Clefable. Clefable che sta diventando One Man Army. Ah beh sì, Clefable a fulmine, te credo. Qua probabilmente andremo di palestra con Nidoking. In realtà, anche se, insomma, un brutto colpo. Anche se ci perdo il doppio di turni perché devo fare fossa e poi colpire. Però effettivamente è l'unica cosa utile contro i Pokémon veleno, perché non ho terremoto. E quindi, sapete. Allora, perfetto, sconfitto anche Salvo. Prendiamoci l'oggetto. A sto punto Dodu non mi serve. Io tutto contento per avere Doduo. Intanto teniamo in squadra, va. Che poi si può cavalcare alla pista ciclabile. E Pidgey, spostatevi, che io vorrei prendere qua un Elisir. Nice. E andiamo. Intanto per ora teniamo in squadra. Fa esperienza passiva, non mi dà fastidio. Cerco sempre nuovi Pokémon nell'erba alta. Bene. Per cui, vediamo. A questo punto si mettiamo Aerodactyl, che diventa anche Mega. Egidio. Egidio ci manda un Firov. Firov è già diverso. Oddio, sembra, boh, tipo arrabbiato, per non dire qualcos'altro. E allora, siamo al 44 con Clefable. Più lenta di Firov, non ci avevo dubbi. Ma un fulmine con l'attacco speciale che ha Clefable, voglio dire, insomma, Clefable ci farà l'anti-Lorelai praticamente. Anche se quelli di Lorelai sono tipo ghiaccio prevalentemente, ma insomma, anche acqua mi pare. E Dodrio, ecco, Dodrio è bello. Cioè, dai, Dodrio è figo, dai, carino Dodrio. Bello, dai, di fulmine. Dai, forbecco. Va bene. E qua andiamo di fulmine. Allora, andiamo a curarci in veloce. Ah, manca anche l'allenatore in alto, manca. Vabbè, facciamo anche lui, ovviamente, dato che è là. Erano quattro allenatori qua in questa zona. Va bene, Egidio sconfitto. Altri soldi, soldi a manetta, ma proprio tanti, tanti, tanti soldi. Qua tra l'altro, ah no, era questo. C'è l'interazione con il Poké Park, il Go Park di Pokémon Go, appunto. E io non gioco più Pokémon Go, quindi non c'è interazione. Se no potevo mettermi Pokémon, sarebbe stato anche un po' carino, dai. Guardate, Charmeleon al 100, però, insomma, Charizard al 100, però, no, dai, non... Oddio! Sarebbero comunque Pokémon miei. Però no, dai. Allora, vediamo se abbiamo qualche mossa di tipo terra disposizione. Vediamo un attimo. Ma non credo che abbiamo qualcosa. Allora, abbiamo fossa e vabbè. Lotta acqua. Tanto di rampata è vero, però è speciale. Mega assorbimento è speciale, buio, facciata, la fanno un po' tutti. Tono pugno è Nidoking, ci sto pensando, Magibrillio. Fuoco pugno, anche un bel fuoco pugno. Questa è un'altra mossa speciale, Surf. Ah no, poi non abbiamo nient'altro, no, appunto. Surf, fuoco pugno, chiudono le mosse. Va bene, andiamo. Andiamo da Koga. E va, allora, Clefable qui no, perché lei odia il veleno, quindi Nisba. Vediamo un attimo come giostrarci. Magari anche Nightes può dire la sua. Eccola qua, quei muri invisibili. Venomoth, Golbat. Eccolo qua, aspirante campione. Qui a Fucsiapoli, scusate, c'è la zona safari. Un luogo in cui puoi incontrare un sacco di Pokémon. Poi andremo a vedere anche questa, comunque. Andremo anche alla zona safari. Cadate una 50 specie di Pokémon. No! Attenzione! E niente, ragazzi, cambio di programma. Andiamo a catturare Pokémon. Oddio, questo era l'incubo di Ash, che non prendeva mezzo Pokémon che fosse mezzo. Allora, vabbè, qua andiamo in giro con Eevee. A te fa amicizia con uno Slowpoke, che è 6 volte lui, anzi 10 volte lui. Se si rotola sopra lo spiace, che è il mio povero Eevee. Ecco qua, Kangaskhan, ecco qua. Lei sì che era una mega sbroccatissima. Ma proprio sbrocca, chi c'era ai tempi di X e Y e dopo, lo sa benissimo. Povero Eevee, non ce la fa. Non ce la fa. Qua c'è un Tauros. Siamo un po' distante, va. Attenzione.
chissà se avrà un'evoluzione o una forma regionale. C'è un Kabuto. Dicevo, un'evoluzione o una forma regionale con scarlatto e violetto, dato che comunque sono ambientati in Spagna, mi pare. Quindi la corrida ci sta. Allora, la zona safari. No, questa è quella di Pokémon Go. Ingresso nel Go Park. Questa è la zona safari, giusto? Safari. Ok, andiamo. Vediamo di. Oddio, ma no, aspetta, pare che l'avessero modificato. Adesso, oddio, non vuoi fare una brutta fila, ma non mi ricordo tanto bene. Sono qua che luccicava. No, mi sa che. Mi sa che no. Mi sa di no. No, ma io vado al Poké Park, però catturo quelli Pokémon Go in realtà. È difficoltà a esprimersi. Ah, perché va andato a pescare, è stato morso dallo Shellder e appunto si è evoluto in Slowbro. E io vado al Poké Park in realtà, ma è chiuso. Cioè, la zona è chiusa. La zona funziona se hai appunto i Pokémon Go. Quindi a me mancano 5 Pokémon. Oh, delle caramelle rare, sprecherò quelle. Mio papà mi ha dato i Pokémon che ha catturato, va bene. Al Go Park. Vai all'area svago, chiedi informazioni. Area svago. Ah, ok. Vabbè. No, ok, non mi interessa. Go Park invece, Pokémon Go, esatto. Allora, e niente, adesso dobbiamo praticamente fare level up. Cioè, dobbiamo catturare. Allora, sapete cosa facciamo in questo video? Niente palestra, cambio di rotta. Facciamo la pista ciclabile al contrario, appunto. Quindi ci colleghiamo ad Azzurro. Tanto l'avremmo dovuta fare dopo. La facciamo prima. E in questo modo, facendola prima, catturiamo anche Pokémon nel mezzo. E dopo aver fatto la pista ciclabile, dobbiamo arrivare intorno ai 50 Pokémon. E poi faremo la palestra. Quindi palestra sarà prossimamente, nel video prossimo o al massimo nei prossimi due video, entro i prossimi due video. Intanto facciamo dalla Pokéball Doduo, perché dobbiamo andare sopra non devo cavalcarlo, o cavalco solamente Dodrio, perché non mi ricordo le cose. Vediamo. No, perfetto. Allora un attimo, va super repellente. Io non mi ricordo, cioè io queste cose non me le piccolezze non me le ricordo. Vediamo, se è un ragazzino buono o cattivo. Vabbè, questi li sfido, vabbè. Ok, ho detto tante di quelle stronzate in 12 minuti di video, che metà bastano, va bene. Perché non ne sto prendendo una, vai, benissimo, dai. Vabbè, facciamo esperienza, dopo diventa Dodrio, andiamo al 46esimo Pokémon. Catturiamo qualcuno, ce la facciamo, sì. E alla fine di questo video, spero di essere arrivato ai 50 Pokémon. Ma sì, dai, ce la facciamo. Ce la si fa. Speriamo. Allora, vai di lanciafiamme. E direi che Persian è cosa superata. Allora, tra l'altro, Dodrio mi pare si evolva Doduo. No, 35, mi pare. Non mi ricordo a che livello si possa evolvere. Sinceramente, il problema, un po' la cosa che mi dispiace, è che quando poi affronterò Koga, adorabile, affronterò Koga, cioè, non vedrà neanche la battaglia, perché li avrò tutti sopra il 40. Vabbè, Maria Fantallenatrice. Exeggutor, ottimo. Mamma mia, allora, non dico che sia un brutto po', però Drago non l'ho visto. Cioè, Drago non l'avrei fatto, ma Game Freak gli girava male. Mettiamo un Drago anche in Alola. Ah, sì, Exeggutor. E vabbè. Psichico. Tra l'altro aveva delle buone mosse anche questo, in realtà. Senza andare a scomodare il tipo Drago. E poi Drago Erba. Basta una grandine in 4 per Exeggutor di Alola. È morto e stramuerto. Ok, viene Exeggutor. Punti esperienza, quelli ci fanno sempre piacere. Starmie, Clefable perché il fulmine insomma fa la sua porca figura contro Starmie. Allora, eccola qua, bella comunque Starmie, bella perché è assessuata, è una stella marina del resto, quindi bella.
non dire né bello né bella. Brutto colpo, ovviamente anche burn. E quando mai non mi burnano, ma comunque a noi frega niente del burn, perché l'attacco fisico non ce ne frega nulla. Bene, esperienza buona, andiamo già al 45. Mamma mia. Tanto alto, guardate quanto attacco speciale che abbiamo, tanto alto, parecchio, anche troppo forse. Ninetales, ma vediamo se Kingler ce la fa. Beh, attacco fisico, bolla, no, in realtà abbiamo mosse un po' brutte con Kingler. Purtroppo. Vediamo un attimo, tanto vorrei vedere che mosse mi impara Kingler. Perché sono un attimo curioso, perché non me lo ricordo. Tra l'altro, vabbè, bollara, certo che tu fare lanciafiamme. Davanti a un Kingler, bravissimo Ninetales. Insomma, ha tolto. Quasi metà. Dati di gioco. Sto guardando la wiki, Sto guardando la wiki. Allora, vediamo. Attacco fisico, ok, ovviamente molto alto. Pistolacqua, bolla raggio. Impara Conchilama, martellata. Conchilama al 36, deve averla già imparata in realtà, al 37. Non gli facciamo niente. Che cosa mettiamo? È Pokémon fuoco. Dai, mettiamo Nidoking. Vediamo un attimo. Vediamo, pioggia danza. Ma Kingler cosa mi... Sub? Ma Sub è... Squadra scura in realtà. Acqua di sale speciale. Conchilama, non credo se Conchilama ci sia anche in Let's Go. Let's Go Pikachu, non mi ricordo, perché sto guardando un attimo un po' press a press tutte le cose qua di Kingler. In realtà, facciata, acqua di sale, Conchilama, idropompa, surf, ma sono speciali. Tanto Tonantis mi sta facendo il culo perché non sto molto attento. Ferro scudo, idrovampata, idrobreccia. Idrobreccia mi può imparare, ma idrobreccia non mi ricordo se ci sia. Non mi ricordo proprio. Invece tramite accoppiamento mi impara privazione, lacerazione, forza antica. Forza antica no, ma privazione è buona, anche lacerazione, ma tramite accoppiamento. E niente. Allora, mi sa che Kingler non è proprio stata la scelta migliore. Ahimè. Qua c'è un oggetto, Eevee. C'è un oggettino, Eevee. Vabbè. Qua Dodo è contento. Sì, Dodo, ok, va bene. Va bene. Allora, questa a Vulpix. Mettiamo Nidoking, va. Mamma mia, un'allenatrice mi ha messo così in difficoltà. È un'area gentile, penso di poterti battere. E è un problema. È un bel problema questo. Alicia, Picnic Girl, vai, Vulpix. È un bel problema. Perché effettivamente nella prima gen forse non era proprio il massimo mettere Kingler. Però a me piace Kingler in realtà. A me piace come Pokémon. Cioè, perché non volerlo? È carino. Molto bella anche la Dynamax, la Gigamax Dynamax. Molto bella anche quella, mi piace. Voto 10. Che poi in realtà è la Dynamax. E vabbè, abbiamo capito che probabilmente non è stata la scelta migliore mettere Wigglytuff. Mettere questo Kingler. Vabbè, ma noi non ce ne frega niente. Noi andiamo avanti. Avremo un Kingler fisico senza mosse d'acqua. Quindi è acqua giusto per simpatia, probabilmente, ma noi non ce ne... Ma perché mi crittate tutti? Ma voglio capire, ma perché crittate tutti? Ma dove sta scritto che dovete crittare contro di me? Dove sta scritto? T'ho avvelenato? Ma neanche, ma no, ma figurati, corpo scontro, ecco, bravo. Ti senti importante, Wigglytuff? Ti senti importante, Marshmallow gigante, che non sei altro? Ti senti importante? No, dimmi, ti senti importante? Andiamo Eevee a sto punto... Fatto Eevee, ma volevo evitare. Allora, siamo a Bam. Wigglytuff, guarda, vai via. Poi tra l'altro, per avere i Pokémon, basta che finisco questo video, prendo gli altri che ho, probabilmente farò così, li faccio evolvere, quelli che ho nel box. Arrivo a 50, è buona. Però a questo punto la pista ciclabile la finisco. Magari in due video, perché siamo già a 20 minuti. Mi pare che
sia abbastanza lunghetta, tanti scontri, quindi la finiamo in due parti e poi andremo appunto da Koga. Quindi magari tra un video e l'altro alleno qualche Pokémon, cioè alleno, faccio evolvere qualche Pokémon che ho nel box, tipo Weedle, Caterpie, così registro quei 4-5 Pokémon in più. Oh, perfetto, Dodo. Perfetto. 34, via. Dodo, mi spiace, rimarrai molto poco perché Aerodactyl. Aerodactyl ha la Mega, cioè tu non ce l'hai. Una Mega tipo Hydra che ha 9 teste, sembra stato molto figo in effetti. Dodo, mi spiace, hai anche delle, sei anche un bel Pokémon, cioè a me piaci. Un Dodo si evolve in Dodrio quando una delle due teste si divide. Lo si vede sfrecciare per le praterie a 60 km, non è neanche tantissimo a 60 km in realtà, eh. Vabbè, comunque. Tripletta. Allora, Tripletta era fisica nella prima genere. Ma non mi ricordo, l'hanno fatta, l'hanno lasciata fisica o speciale? Speciale, ok, perfetto, niente. Allora, ritiro quello che ho detto, Dodrio. Nella prima genere era fisica, era una mossa molto buona, poi l'hanno fatta speciale. E quindi non impara. No. No, non far dimenticare. E quindi qua è useless. Niente, Dodrio, ho provato a difenderti, ma non ce l'ho fatta. Oh. Ma non ce l'ho fatta. Mi dispiace, Dodrio, mi dispiace. Ci ho provato. Allora, facciamo prima sopra Eevee. Qua. Parliamo con la tizia che ha Whipping Bell. E affrontiamola. Mi dispiace, Dodrio, ci ho provato. Ammetto che ci ho provato a tenerti in squadra, ma natura brutta e poi Tripletta speciale. Cioè, no, mi tengo qualcosa per forbecco. Ah, dai. Piuttosto mettiamo il rotacchio. Allora, Fiamma Bam. Questo lo togliamo. Anzi, questa la togliamo. Viene così. E via. Andiamo verso nord adesso. Tanto questi allenatori molto veloci. Allora, forza Dodrio. Hop. Allora, qua c'è qualcosa. Allora, là c'è un Doduo. Ok, Dodrio. Là c'è un Doduo. 5 baccanna sargentate, buono. Là c'è un Eevee. Vieni qua. E là c'è un Ponyta. Attenzione, mi metto Vaporeon nella squadra. Vaporeon metto, ciao. Mamma mia. Vai. No, stai fermo Eevee, stai fermo. Bella. 1, 2, 3. Ale, vai. Primo colpo. Ho preso un altro Eevee. Ok, caramella intuito, punti esperienza. Buono, Kingler va al 38. Kingler, guarda, mi spiace ma mi sa che Eevee preso. Molto bene, intanto andiamo avanti a catturare. Poi guarderò in separata sede le nature e tutto. Ah, qua c'è una Pokéball, qua c'è un oggetto. Me la fai raccogliere? Caramella rara, nice. Ci andiamo a 46 Pokémon con c'è anche uno Psyduck l'ho preso, non mi ricordo più. Tanto prendiamo Ponyta. Mi pare di no. Andiamo Ponyta, fermo Ponyta. Ponyta. Fermo. Ottimo, dai, stavolta l'ho quasi preso al centro. Sono migliorato. Ok. Preso, nice. 46. Anzi, 47 perché Dodrio era il 46esimo. Bom, perfetto. Esperienza, via. Tutto a posto. A posto, anche Ponyta. Vediamo. Capace di salti altissimi quando tocca terra, attutisce l'impatto grazie agli zoccoli e alle zampe muscolose. Ok. Ponyta aggiunta. Psyduck, non mi ricordo se ti ho catturato in realtà. Diamo un attimo un'occhiata. Mi pare di... Oddio, non mi ricordo. Mi pare di sì perché c'è il simbolo della Pokéball vicino al livello. Ma io lo catturo lo stesso. Nel dubbio lo catturo. Dovrei averlo catturato comunque. Sì, l'ho catturato mi pare nell'Aranciopoli. Catturato? Oh, vi giuro non mi ricordo. Catturiamolo. Sì, catturato. L'ho già catturato mi sa. Esatto. Sì, yes. Adesso. Qui siamo a 47. Vediamo. Psyduck, non ti voglio guardare. Mi distrai. Vediamo qua. Dodrio intanto va su e giù. Dovrei anche fare gli allenatori, sì. Ratiki. Aspetto un attimo, poi vado, faccio anche gli allenatori. Tempo di fare. Allora, Ratiki mi pare, guarda, non mi interessa neanche. Vai via da me. Allora. Vorrei un altro Eevee in realtà. Ostia.
Vorrei un altro Eevee in realtà. Giusto, dimmi che ho preso solamente. C'era solo un Eevee che ho trovato io. Un Ponyta. Qua poi Eevee era anche abbastanza raro da catturare, quindi ho avuto anche bella fortuna. Vediamo un attimo cosa abbiamo di tasca potenziamento. Pietra idrica. Pietra idrica, attenzione, potrei avere Vaporeon. Mi sa, Vaporeon è il mio preferito, cioè, di tutte le evoluzioni oltre a Espeon. L'ho sempre detto. Mi sa che toccherà a Vaporeon. Il Vaporeon è il 48esimo, sì dai. Andiamo. Ok, vorrei un altro Eevee. Così da catturare. Così da. Vediamo PG8. Effettivamente PG8 non mi pare di avercelo. Così è al 38. Ci dovrebbe volare al 36. Così ci stiamo dentro. Perfetto. Ah, che cattura, ma che pro. PG8 catturato. L'avevo già catturato un PG, non mi ricordo. Dopo poi mi dimentico, non mi ricordo le cose. Vabbè. Intanto qua i livelli salgono, sono contentissimo. Non avevamo. No, sì, l'avevamo già catturato il PG8, perfetto. Allora niente, andiamo su. Andiamo verso gli allenatori. Un PG, vabbè. Andiamo qua. Questo è il coach. La passeggiata Pokémon è un luogo così rilassante. Scusami, mi ero imbambolato a guardare il paesaggio. Sono un coach. Bene. Nice, quindi sì, allora finiamo la pista ciclabile e poi Koga. Atsunori, perché sì, ci stiamo dentro pelo pelo, ma ci stiamo dentro ai 50 con l'evoluzione di Eevee, con metto poi due Pokémon in squadra off screen ovviamente, e catturo qualche Pokémon così da fare qualche level up e fare qualche evoluzione veloce. Ci stiamo dentro, assolutamente sì. Brutto colpo, nice. Burnato, nice per due. E vabbè, è più veloce Firov, ovviamente. Ma noi andiamo invece di attacco rapido, che spero che basti. Direi di sì. Ciao Firo. Molto bene, punti esperienza buoni, 619. Beedrill. Attenzione, anche Beedrill ha la Mega. È vero, Beedrill ha la Mega. Però no, dai. Oddio, sarebbe figo, con Beedrill. Però Mega Beedrill sarebbe. Anche Pinsir sarebbe molto figo. Pinsir ha già il suo perché. Pinsir ha già un suo perché. Più di Beedrill. Mega Pinsir. Tanto burniamolo, benissimo. Adesso non mi farà più nulla perché è fisico. E sotto burn, guardate, mi ha fatto veramente molto poco. Bene, non basta un secondo burn. Andiamo di riduttore, vediamo. Oddio, non basta, perfetto. Però comunque adesso mi fa un altro giravita. Forse mi manda in rosso, ma no, neanche, mi manda in giallo. Gli faccio un altro fiamma bam. Non muore, ma muore di burn, muore. Esatto, perché non mi ha rollato alto. Poteva fare un brutto colpo in realtà Eevee, ma vabbè, ci mi ha tolto 10 PS ormai. Muore di. No, non muore neanche di burn. Attenzione. Attenzione, questo Sandlash non vuole duro a morire. Vai, attacco rapido. Che è morto adesso. Molto bene. Poi, molta esperienza. Quelli fanno sempre la loro porca figura. Grazie a Tsunori. E andiamo verso nord. In groppa al nostro. Ok, cos'è che mi dà? Giravita, ok. Beh, buona in realtà. Perché. Esatto, perché poi è una mossa di tipo terra. Quindi potrei sostituire la fossa in realtà. Clefable va avanti. Perché qua c'è un tizio con un Primeape. C'è un ribelle con Primeape. Vivi da ribelle, esatto. C'è un bel ribellino col Primeape. Col Primeape. Leone. E quindi forza lunare. Ovviamente dovrebbe colpire prima lui, ma il tipo lotta non è che faccia molto a Clefable. Siamo burnati, quindi abbiamo anche un debuff fisico, però è non speciale. Quindi forza lunare. Retromarcia. Attenzione, non l'aspettavo. Toglie comunque molto poco, non è molto efficace. Chi è che si prende una forza lunare in The Face? Un Graveler. Ok. Sopravvive probabilmente.
E invece no. E adesso andiamo al 46, sconfiggendo appunto Prime, che era appunto il mio bersaglio fin dall'inizio, in realtà. Allora, benissimo, forza lunare. Un'altra retro. Sì, ok, però hai rotto un po' i coglioni, Non puoi sostituirti, perché non hai più Pokémon in squadra. Forza lunare. Comunque retromarcia, buonissima mossa competitiva per riposizionarsi e far danno. Qua ci sarà da Pokémon molto veloci che attaccano sempre per primi. Ok, nice, bello Clefable, 46, tantissimo. Clefable potrebbe essere la prima ad arrivare al 50. O lei o Nidoking, ma Nidoking adesso è morto, quindi non fa XP in realtà. Allora, dall'altra parte abbiamo qualcos'altro. Allora, occhio, no, qua non c'è nessuno. Ok, qua c'è una Pokéball però. Elisir, buono. Molto bene. Dodrio. Consigli utili. Ok, statistiche diverse ovviamente, quello che sapevamo. Là c'è un tizio con Wurto. Attenzione, una Pokéball. Mega Ball. Mi sa che riusciamo a farlo tutto il ponte oggi. Là c'è un Flareon. Super profumo. Ma vediamo, andiamo un po' avanti, perché non vorrei dopo fare video troppo lunghi. Cioè, oddio, avevo detto che avrei voluto farli, ma non so quanto mi convenga. Concedimi una lotta, i miei piccolini hanno voglia di lottare. Quindi, boh, vediamo un attimo. Può anche essere che, insomma, siamo già sopra la mezz'oretta, quindi magari finito lui ci metteremo 2-3 minuti, potremmo anche interrompere dopo lui. Così poi vado off screen e arrivo a 50 Pokémon. Non alleno gli altri, ma arrivo a 50 giusti giusti. Così poi finiamo la pista. Se ci mettiamo poco andiamo direttamente a fare Koga. Se ci mettiamo tanto ritardiamo Koga di un altro video. Ma insomma, dopo Koga si vola la Silph, si fa la Silph SPA. E lì sarà da piangere, perché non me la ricordo. E poi Magneton. E poi vedremo. Vediamo Ninetales. Mi fido di Ninetales. Sì, dai, un lanciafiamme fatto bene Può mandare al creatore il Magneton, in teoria in un turno, credo di sì. È al 39. Vediamo. Vai di lanciafiamme. Se Burny non è che abbia effetto, cioè effetto, non è che importa, perché lui è speciale, ma va benissimo anche così. Ok, Dodrio al 35, nice Dodrio. Marowak, ci vorrebbe il Pokémon acqua, ci vorrebbe, ma quello d'acqua è un po' useless. Vai Clefable, vai, tutto tuo, è un attacco speciale che fa paura, letteralmente, 151, ti terrei così, in onore dei Pokémon di prima gen, ma insomma. Allora, vai Marowak e vai con forza lunare, vai Marowak, vai Clefable, vai di forza lunare, dritta per dritta. No, attenzione, un droppino che vabbè non serve. O Somerang, mi sa che Ustia, niente. Vabbè, allora legit che nel prossimo video mi alleno i Pokémon, o meglio faccio il Pokédex e mi curo anche questi, così andiamo anche più tranquilli nel prossimo video, probabilmente. Quindi GG. GG per noi, doppio calcio, addio a Marowak. Proprio, guarda, senza sapere né leggere né scrivere, mia cara. Copia inflittivo, non ha più energie, punti esperienza. Perfetto. Allora, ragazzi, io direi che ci salutiamo qui. Siamo sui 35 minuti. Nel prossimo video torniamo qui con i Pokémon curati e torniamo qui con il Pokédex a 50. Quindi poi finiremo il percorso e andremo a battere Koga. Quindi da Filippo, da Eevee, un altro. Fermi un attimo. C'è un altro Eevee. Fermi un attimo. Sì, però. No, ma. Vai. Fermi un attimo. Attenzione. Attenzione. Attenzione che metto anche Jolteon. Eevee Squad. Perfetto. Dicevo. E da Filippo, da Eevee, dal suo Dodrio, che poverino, ha partecipato in questo video, e basta, è tutto.
Noi ci vediamo al pro... No. C'è un altro Eevee, no, finché trovo Eevee no. Allora, vediamo un altro Eevee. Dai, questo mi sta sulle balle, questo sarà Flareon. Un attimo, ma... Stai fermo? Stai ferma. Perfetto. Vediamo. Vedete? Questa non vuole stare. Questa darà problemi. Quindi questo è un Flareon. Perché Flareon, poverino, Pokémon fisico che ha mosse speciali. E quindi... Non so perché sarà stato antipatico a qualcuno Flareon. Povero. Allora, Eevee, mica capito, eh. No, vabbè. Ragazzi, da Filippo, da Filippo, da Eevee e da Dodrio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video di Pokémon Let's Go. Ciao ragazzi.